garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Volvo Svezia Car, la grande concessionaria Volvo a Milano, vi aspetta presso il Carvillage in via Grassi 98 per mostrarvi l'ampia scelta di vetture Volvo usate anche con garanzia Select. Vi aspettiamo, venite a trovarci. Ciao ragazzi, siamo Luca e mio fratello Alessandro, siamo da Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki, Kimco, rivenditore selezionato Honda, siamo officina autorizzata dei tre marchi ovviamente. Vi aspettiamo per condividere insieme a voi la passione delle due ruote. Da JB Cars, un ampio parco di vetture aziendali, per esempio questa Velara. Anno 2023, soli 14.000 km nell'allestimento R-Dynamic SE, 3.000 diesel mild hybrid da 300 cavalli, una vettura super accessoriata che sfiora i 100.000 euro di listino, tetto apribile, cerchi da 22, sospensioni pneumatiche e controllo elettronico, una vettura da 75.000 euro, IVA esposta, leasingabile. La trovate sul sito jbcars.it. L'SH350 nelle colorazioni 2023 è in offerta, 5.490 per lo standard più 100 euro per lo sport. Sono inclusi il bauletto originale ed il parabrezza con paramani. Vi aspetto alla Motostar. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi, siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW. Da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate, in Bike House Como. Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina in via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Avenger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi. MT10 e MT10 SFT, 160 cavalli in promozioni, con fino a 2.000 euro di supervalutazione per cambiare il tuo usato oppure per accessoriarla come meglio credi. Siamo a Saronno e a Legnano, Motor Times ti aspetta. Ciao! Eccoci amici, scusatemi perché ho perso la sigla. Partiamo secchi così con Massimiliano Garavini e Maurizio Bruscolini. Buonasera ragazzi, grazie per essere qui con noi. Ciao, 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 ciao. Ciao a tutti. Allora, il tema sta insomma facendo parlare tutti gli appassionati, è quello della cessione di Dorna a Liberty Media, cosa che avevamo già debitamente anticipato dopo il Gran Premio di Valencia, per cui per chi ci segue sa che non diciamo balle, ma già allora Gigi Perotti prima di tutti aveva detto occhio che probabilmente è già stata venduta, e Gigi non l'ha tirata a caso, sapeva già qualcosa. Prima di sentire Max e Maurizio, volevo solo fare questa premessa. La mia idea è che una proprietà non farà il successo di una serie. Ricordiamoci che la Formula 1 fino al 2021, anno del grande duello Verstappen-Hamilton, non se la filava più nessuno, era una roba imbarazzante. Gli anni della Mercedes con Hamilton e Rosberg, vi ricordate cosa si diceva della Formula 1? La fortuna di Liberty Media della Formula 1 sono stati il signor Verstappen e il signor Hamilton, che se le sono date di santa ragione e hanno fatto tornare a tutti noi appassionati la voglia di vedere i Gran Premi, anche se in mezzo lì ci mancava la Ferrari, ce l'hanno messa in qualche modo, ma non ci doveva essere. Difatti poi è successo il casino, è successo un po' prima quella roba lì, che poi li hanno pescati così con le pinze, ma ci voleva anche la Ferrari e allora sarebbe stato fantastico. Questo per dire che come facciamo a fidarci, e la notizia l'ho letta oggi su Motorsport, saluto Noia Nugnes e i colleghi, sempre molto bravi, e l'articolo che dice motori 2026 per la Formula 1, la potenza sarà gestita da mappature prefissate. Per voi che pensate, non Brusco e Max, ma per gli appassionati che come me pensano che il futuro sarà roseo, il futuro sarà una porcata invereconda, no, mappature prefissate con potenze 50 all'elettrico e 50 al termico. Per noi che sogniamo il ritorno al divertimento, ai motori, scordiamocelo. Per cui che Liberty sia la soluzione dei problemi o che sarà una MotoGP migliore, ma dimentichiamocelo, perché non è quello che fa un campionato bello e divertente. Lo faranno le sfide Bagnaia, Marquez, Martin, è quello che fa
la porta di una disciplina. E adesso sto zitto e sento Max e Brusco. A voi ragazzi, vi ascolto. Vai Max. Allora, sgombriamo il campo, caro Bob. Nessuno ha comprato qualcuno. C'è un accordo tra Liberty Media e la Dorna, dove Liberty si compra l'86% e la Dorna si tiene il 14%. Ma se l'antitrust internazionale non dà l'ok perché ritiene che ci sia un accorpamento, stiamo parlando del nulla. Precisato questo dettaglio, che non è proprio un dettaglio fino a quando l'antitrust non si... Poi tutto succede, perché voglio dire, io ho visto dare ragione a delle cose che avevano 100.000 vincoli, però tutto può succedere. Ok, precisato anche questo dettaglio, io credo che per il male che sia sarà difficile fare peggio di quello che ha fatto Carmelo e Speletta. Secondo me sarà molto difficile, ok? Con tutta la stima che io ho per Carmelo Espeleta, per carità, perché voglio dire, sai, un uomo che alla sua veneranda età ancora tiene in piedi una baracca come quella, fa 21 gran premi perché sennò non ci sono gli utili e non può vendere la baracca come quella, e comunque vende la baracca, come diceva prima il buon Garavini, e lo dirà lui, a due broccoli e una salsiccia, ok? Allora io credo che Liberty Media farà sicuramente meglio, pensando che loro hanno un'altra visione del tutto, ok? Ma avrà delle belle gatte da pelare Liberty Media, perché loro, se hanno l'idea di fare come in America, come diceva giustamente Oscar Aro oggi pomeriggio alla nostra trasmissione, diceva lì fanno l'evento per la settimana. Ok, ma in America c'hanno i soldi, gli americani c'hanno gli stipendi alti e possono andare 4 giorni con la famiglia a vedere un evento. In Italia con 1500 euro al mese non puoi andare a Santa Monica o a Mugello o dove vuoi a spendere 700 euro per una famiglia di 4 persone, se ti va bene. Il resto del mese che cosa mangi finita la settimana lì? Cioè, ci rendiamo conto che qui è tutta una storia, è tutta una storia che, cioè, allora, o abbassano i prezzi, e poi c'è un'altra cosa che a me mi ingriffa da bestia, ed è la stampa. Quella stampa, posso dire che me lo fa diventare duro ogni mattina? Io ho 70 anni, è un'operazione difficile. È complicato, allora, sono bravi Come si posiziona la stampa italica? Perché la comunicazione della Formula, scusate se mi riscaldo, ma io mi diverto, la comunicazione della Formula 1 è completamente diversa dalla comunicazione della MotoGP. E io gli voglio vedere tutti i pennarelli, dove si attaccano a sto giro, cosa fanno, ok? Poi, se in Liberty fossero furbi, non hanno bisogno di andare a cercare tante situazioni. Non hanno bisogno di fare come è stato fatto in passato, di prendere uno, farlo diventare un eroe, no? E tirare dietro le casalinghe di Voghera e quant'altri, quelli che mettevano le lapidi. No, non c'è bisogno di fare quella roba lì. Lo sport del motociclismo ha una quoziente, una qualità, è uno spettacolo che è incredibile, basta solo valorizzarlo. Saranno in grado quelli di Liberty Media? Poi Bob, se mi permetti, ci diamo un consiglio. Ce lo diamo un consiglio, Bob? Diamocelo. Noi dobbiamo invitare alla nostra trasmissione a parlare di Liberty Media un signore che è nostro amico, anche tuo, e si chiama Paolo Campinotti. Perché? Perché Paolo Campinotti ha, a parte i suoi trascorsi in Formula 1 quando era sponsor, mi pare, della Benetton e qualcosa del genere, cioè, ha i piedi in Formula 1, grande amico di Domenicali, grande amico della Formula 1. Pochi sanno che Paolo Campinotti la Pramac l'ha venduta,
non è più la sua, è di un fondo di investimento che l'ha comprata, è la Prama, che è un'azienda seria, è un'azienda che ha tanto fatturato. Lui adesso è il capo di Pramac Racing, che è diverso, ok? Si è tenuto una piccola, mi dicono, quota, no? Nella Pramac che ha preso, e lui adesso lavora solo per il racing. Ma per chi gli dice che nel suo, futuro del motorsport non ci siano anche altri interessi? Perché Paolo, per come lo conosco io, è uno dei più intelligenti là dentro, è uno dei più centrati, ok? Quindi se riuscissimo a fare su questo argomento quattro chiacchiere con Paolo, secondo me non sarebbe sbagliato. Mi hai aperto un mondo al quale non avevo pensato, anche perché non sapevo di Pramac, me l'hai detto tu e ti ringrazio, però posso dirti che ascoltandoti in questi ultimi 30 secondi mi hai dato un panorama che ha assolutamente una credibilità, cioè Paolo potrebbe essere il Domenicali della MotoGP. Bravo. Potrebbe sì, essere non solo Bob, io volevo dire anche un'altra roba. Paolo, che è uno che si diverte e che sa fare gli affari, chi ti dice che non torni alla sua vecchia passione, ma di fare anche un'avventura in Formula 1? Chi te lo dice? Paolo è uno strano, è uno che ha... Io lo conobbi, no? Quando vidi l'entry list, che c'era una Honda ufficiale con un pilota giapponese, no? In quel di Siena, lavorando io per il Carlino La Nazione al giorno, mi qualificai come nazione e andai a intervistare Campinotti. Lì capii che quello, e lì ebbi anche la fortuna di conoscere suo babbo, un grandissimo, suo babbo era grandissimo, e lì capii che questo c'aveva una marcia in più, ok? Perché la Honda ufficiale la davano tutti, soprattutto non la davano al primo team privato che arriva, e quello lì era un team privato che debuttava in MotoGP, ok? Quindi voglio dire, attenzione a Paolo. No, giusto. Max, vai tu, Brusco. No, scusa, volevo finire la penna, cosa. Mi fai casino questa penna, metti giù la penna. Sì, volevo finire una cosa, scusate, riguardante sempre gli amici giornalisti. Allora, amici giornalisti, datevi una svegliata, perché i rumor raccontano, e questa Bob te la dico tranquillo, i rumor raccontano che con l'avvento di Liberty Media, perché i soldi la donna non li fa con i biglietti li pagano, c'è l'organizzatore dell'evento che paga un tot alla donna, la donna i soldi li fa? Con la TV. Quei diritti. Ok, quei diritti, certo. Benissimo. Con l'avvento di Liberty Media, udite, sapete chi si è rimesso in gioco? Mamma Rai si è rimessa in gioco, e a Viale Mazzini stanno solo pensando, perché poi dopo i cialtroni vengono lì e dicono: Bob, tu hai detto da Bob che la Rai prende. No, io ho detto che stanno pensando e stanno valutando se prendere in toto Formula 1 e la MotoGP in Rai a Viale Mazzini, ok? Questa la dico, okay. me ne assumo le responsabilità, ho detto rumor, non ho detto fanno, ok? Ok, Max. Ma prima di tutto ne faccio una questione semantica. Liberty non fa riferimento alla libertà. Liberty è un concetto legato all'arte, quindi allo spettacolo. Andatelo a cercare, il sostantivo Liberty nel dizionario Oxford inglese è del 1880, quindi è molto recente, non ha niente a che fare con il concetto di libertà che abbiamo. Quanto piuttosto a un concetto artistico, cioè di intrattenimento. E se andiamo a guardare la scenaria
l'azionariato, la composizione delle società che appartengono alla galassia Liberty Media, beh, chapeau. Chapeau perché? Perché in sostanza Liberty Media Corporation altro non è che un conglomerato di aziende che tutto fanno tranne che fare sport, cioè fanno intrattenimento. Dentro c'è la Formula 1 e abbiamo parlato tanto di Formula 1, c'è la NASCAR, c'è l'NBA, c'è un sistema di biglietteria digitale, è il più attivo degli Stati Uniti, ma c'è tutta una serie di eventi tra cui concerti eccetera eccetera. In sostanza sono un'industria dell'intrattenimento e dello show che fa dello sport un aggregato al parterre de roi di situazioni che ha e che ha avuto l'occasione di prendere per due broccoli e una salsiccia, e lo sottoscrivo perché se andiamo a guardare l'operazione nel suo complesso, l'operazione MotoGP nel suo complesso è stata proprio fatta così, per due broccoli e una salsiccia prende il più grande campionato motoristico dopo la Formula 1 a costo più o meno zero, perché ha pagato molto molto meno rispetto alla Formula 1, con già le sue belle entrature, pensando cosa? Pensando di farne uno show globale. Vendo i biglietti che la Dorna non è in grado di vendere perché non porta più sempre quel pubblico negli autodromi e me li vendo io, e ci faccio sopra un business che è anche accessorio e correlato a quello delle corse. E si dirà, mamma mia, si snatura lo sport? Forse sì, però peggio di così. Cioè, voglio dire, la prima cosa che sicuramente dicono che farà Liberty Media, ma pensiamo alla Formula 1, dissero, quando presero la Formula 1, dice, la prima cosa che fanno, tolgono le ombrelline e ci mettono i bambini. È vero, una delle prime cose che fecero, misero i bambini. Dice, perché? Perché avevano chiaro che se non allargavano il pubblico alle famiglie, alla casalinga, a questo e a quell'altro, facendo una narrazione di tipo diverso, la Formula 1 non se la filava più nessuno. E dai, con Drive to Survive, attenzione, anche lì Drive to Survive fa ridere, è tutta una cavolata, però ci ha provato anche la Dorna con MotoGP Unlimited, l'hanno fatto una stagione per l'internet perché non funzionava, e invece Drive to Survive non solo funziona ma tira l'intera Formula 1, e in più un signor giornalista inglese dice dovrebbero provare a fare il Ride to Survive, cioè il pilota di moto e sopravvivi, dice, così forse salvano anche la MotoGP. Non lo so, no, Max, però Max, la prima Max. Cosa... vai credo che la prima cosa che faranno sarà mettere mano alla governance, all'inizio felpati come hanno fatto in Formula 1, ci teniamo Ecclestone, ci teniamo Espeleta, 4 mesi, poi dopo amico mio Ecclestone, amico mio Espeleta, la porta è quella, arrivederci, grazie. Secondo me sarà così. Max, scusa, mi piace molto, te l'ho copiata anche, due broccoli e una salsiccia, però hai dimenticato di dire una cosa nella disamina, dilla adesso, perché no, hanno pagato 4 milioni e 100, 4 milioni e 2, 4 miliardi, ma che cosa si sono ottenuti i debiti? No, il debito in realtà resta in capo alla società che ce l'ha. Loro in sostanza, ma non è cosa da poco, Massimo. Questa cosa qua non l'ha raccontata nessuno. La stai raccontando te, non l'ha detta nessuno. No, vai. Io non l'ho letta. In realtà, nelle acquisizioni, tu l'hai letto sul Financial Times. Io parlo dell'Italia, dei giornalisti italiani. No, nelle acquisizioni societarie così complesse è abbastanza normale che si vada a guardare la parte di consolidato, cioè quello che in effetti vale, e poi la parte di debito, cioè l'esposizione debitoria che ha la società che vai a comprare. E in questo caso hanno fatto un'operazione, cioè hanno Liberty Media compra Dorna da un fondo che ne detiene il controllo, quindi comprano la quota del fondo. I fondi sono speculativi, il valore l'hanno fatto
agli azionisti distribuiscono un dividendo, quindi loro lo hanno fatto. In capo a Dorna restano il 14% agli Spelletta, al clan Spelletta, perché mi viene da dire così, sono Carlo Scarmelo e un dirigente, restano il 14%. La posizione debitoria resta di Dorna, perché è formalmente Dorna che continuerà in quest'anno a organizzare il campionato e poi si vedrà come eventualmente spalmare e gestire il debito. Hanno rifinanziato il debito l'anno scorso apposta per distribuire un dividendo agli azionisti, che normalmente è un segnale che Dorna sarebbe stata venduta. L'abbiamo ignorato perché sono anni che si dice si vende e in effetti non andava venduta, quindi anche quest'anno l'abbiamo mandata in cavalleria, poi è arrivata, probabilmente doveva arrivare prima, ha ragione Perotti, le sapeva prima le cose lui, giustamente, e poteva venire la pulce nell'orecchio anche a noi quando abbiamo visto tutti quegli americani, Rossomondo, NBA, un passaggio nella NASCAR, eccetera, eccetera. Cioè, cosa viene a fare in una società che verrà acquisita se non sa chi l'acquisisce? Tracausa, Rivola, che parla così tanto di America, che cosa vengono a fare se non sanno esattamente che cosa avverrà? E infatti il primo problema di chi viene sarà la governance di tutto il giochino. Comunque... ma è normale, è giusto. Sì, Max, sempre per la serie Due broccoli e una salsiccia, non ci dimentichiamo di dire che il dirigente Carmelo, il signor Spelletta Senior e il signor Spelletta Junior avevano il 22% di Dorna prima di questa. Quindi, strada facendo, si è perso un 8%, e anche questo avrà delle sue ragioni che io non conosco. No, avevano il 22, ma semplicemente Liberty Media ha fatto un'offerta per la parte dei fondi e poi ha comprato la parte probabilmente del terzo socio. È caduta la linea di Max. Fammi fare una pausa, torno subito, Brusco, arrivo subito. Vai, vai. Les garçons, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Da JB Cars, ecco un piccolo esempio delle nostre E-Pace usate. Questa del 2018, allestimento R Dynamic SE, 2000 diesel 180 cavalli, 95.000 km, la presentiamo a 27.500 euro. Abbiamo anche disponibili delle versioni restyling, come questa splendida plug-in, quindi che ha la possibilità di farvi avere una autonomia fino a 65 km totalmente in elettrico e un motore benzina. Vettura dell'anno 2022, soli 25.000 km, la presentiamo a 49.900 euro. Le trovate sul sito jbcars.it. Ciao a tutti, sono Stefano, siamo a Varese in Viale Belforte 2 e siamo in Bike House, concessionaria BMW Motorrad. Veniteci a trovare per quanto riguarda moto nuove, moto usate, chiaramente abbigliamento e tutto quello che riguarda il mondo delle moto, e anche per la nostra officina. Vi aspettiamo a Varese. Sono due delle grandi novità 2024 targate Fassina. Parliamo di Evo e di R, due brand assolutamente italiani che fanno della tecnologia, della dotazione super completa di optional di serie, il loro punto di forza a un prezzo incredibile. Vi invito a scoprire Evo e di R al Car Village Fassina in Via Grassi 98 a Milano. Non rimarrete delusi. E lei la nuova regina della gamma Honda, la nuova Africa Twin Adventure Sports 2024 con la ruota da 19, la vedete all'avantreno. Qui vediamo un modello Travel Edition, la moto è disponibile presso le nostre sedi Motostar anche per il test su strada. Vi aspettiamo! Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina, via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Avenger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi. Nuova Tracer 7, modello 2024, promozione fino a 1.000 euro per coronare il tuo sogno di andare in sella ad una Yamaha.
Motor Times Yamaha ti aspetta a Saronno e a Legnano. Ciao ragazzi, sono Luca di Motorway, concessionario ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi la nostra gamma Ninja, a partire dalla ZX6R, alla ZX4RR, alla Ninja 125. Abbiamo ancora una 400 bicilindrica 2023. Vi aspettiamo per visionare la Motorway. Ciao, grazie. Eccoci qua, ben ritrovati. Max, avevamo perso, scusami, torniamo con Garavini e Brussolini. Max, finisci il tuo discorso, ti eri interrotto. Allora, il dirigente intanto ha trovato il nome, mi scuso con tutti gli ascoltatori, si chiama Enrique Aldana ed è il CFO, il direttore finanziario, quindi dal 22% si passa al 14%, si è perso un 8%, chi sarà andato, boh, però immagino di sapere chi ha venduto. Cioè, restano tutti, quindi al Gattopardo si diceva: se vuoi che tutto cambi, tutto deve rimanere uguale, oppure viceversa, no? Se vuoi che tutto rimanga uguale, tutto deve cambiare. Qui apparentemente sembra che nulla cambi, ma tutto cambierà per forza di cose, io ne sono convinto. Ok, ragazzi, bellissimo questi discorsi, è importante capire come sta cambiando la compagnia azionaria e a tutti gli effetti a fronte di che cosa, mi sembra di capire che quelle cose vanno studiate bene come ha fatto Garavini in questo caso, però il problema che non cambia e che non risolverà Liberty Media è che queste moto ci regalano delle gare assolutamente assurde per quello che è la storia di questo tipo di disciplina, no? Che se nella Formula 1 sta pagando, e sinceramente ragazzi sono anche stufo di pensare a chi sta pagando, perché il successo di sta Formula 1 è un mistero che io non me lo spiego, per cui successo per chi? Boh, forse per gli americani, piacerà a loro sta roba, a noi non piace, parlo a nome anche di tanti spettatori di questo canale, non ci piace, lo direi anche a Stefano Domenicalico. Stefano, secondo me questa roba qua è una roba inguardabile. Poi se arriverà la Ferrari, se ci sarà battaglia, cambia tutto, perché i piloti che si scontrano in pista, che si danno battaglia a delle gare belle, cambiano le sorti di una disciplina. Ma di cosa stiamo parlando in MotoGP, ragazzi? Avremo sempre le stesse gare, e se il regolamento non cambierà, avremo sempre le stesse gare di piloti che non possono stare attaccati, di moto che se beccano la scia non riescono a frenare, cioè... Quello che diceva Bruscolini prima, che è peggio di quello che ha fatto Espeleta, e sono d'accordo, perché ha portato la MotoGP ad essere una roba che facciamo fatica a guardare. Il campionato dell'anno scorso, ci ricordiamo cos'è stato, il più brutto della storia degli ultimi 20 anni almeno, no? Ma non perché l'ha vinto con l'anno, non mi interessa, è stato brutto. Questo qua speriamo sia un po' meno brutto, ok? Però la realtà è che io non vedo la luce all'orizzonte, non perché arriva Liberty, non lo so, non cambierà nulla. Brusco, scusami, sono troppo drastico. No, figurati. Sì, io guarda, io voglio vederli, io voglio capire, anche perché mi è arrivata poc'anzi oggi pomeriggio una notizia dai piani alti di una certa situazione, che BMW applaude l'arrivo di Liberty Media, e se c'era qualche, chiamiamola così, piccola incertezza da parte di Flash, che è il nuovo capo della BMW, adesso i rumor dicono che sicuramente nel 2027, con i nuovi regolamenti, BMW arriva. E l'altra notizia è che vorrebbero fare la sede vicino a noi. Bob, correggimi se sbaglio, ma la struttura della Suzuki, quella Suzuki che si è ritirata, eccetera, era in Brianza o mi sbaglio? Pronto Bob, hai sentito? Non lo sai. Bene, a me quello che mi dicono, non lo so. Quello che mi dicono è questo, però l'ho preciso, lo dico ma non l'ho verificato.
Allora, mi dicono che BMW sarebbe intenzionata a prendere, tra virgolette, il team dormiente, cioè tutta la struttura, le cose che erano, eccetera, eccetera, che era stato di Suzuki, e trasferirsi comunque dalle nostre parti per fare questo team vincente per la MotoGP, ok? Non lo so, io non so sulla cosa BMW può dire, no, entriamo nel 2027, non vediamo l'ora, BMW con Liberty Media cosa c'entra? Zero, non lo so se questo manager, questo nuovo manager, questo nuovo manager, il signor Fletcher, il signor Fletcher, posso dire, vado? Il signor Fletcher è un grande appassionato di motociclette, ed è quello che ha voluto dare, diciamo così, una scriccatina in positivo alla Superbike, e infatti i risultati ci sono visti, e questo manager è anche quello, udite udite, che ha rubato ad Audi Valentino Rossi per portarlo a correre in BMW. Voglio dire, è un tipo un po', ripeto, particolare ed estremamente appassionato di motociclette. Anche loro, cioè, non è una SNC quella lì, è una SAS, non hanno problemi, consiglio di amministrazione che guarderà i conti di quanti GS stanno vendendo, di quante, cioè esatto. Siccome stavo arrivando, siccome quello che manca non sono certo i dindi, no, stanno dicendo queste cose. Su questa cosa che ti ho appena detto sono certo, quasi certo, perché me l'hanno detto persone importanti che sono addentro alle competizioni da tempo, ok? E sono persone delle quali io mi fido in maniera importante. Ho finito. Perdonami, no? Liberty Media si pappa la donna. Quindi papparsi la donna non significa papparsi la MotoGP, significa papparsi la MotoGP, la Superbike, la Moto E, la Moto 3, la Moto 2 e compagnia cantando, anche il campionato femminile, no? Non vorrei c'è il campionato femminile, No, non vorrei dimenticare le donne. Il nuovo campionato femminile. Sì, no, certo. Allora, la BMW già c'è il Superbike, e che problema ha con Liberty Media? Cioè, non è quello, te lo spiego, Massimo, te lo posso dire? Maurizio, posso finire, posso esprimere un po'? Sì, finisci, no, pensavo avessi finito. No, scusami. Cioè, io credo che il problema non sia Liberty Media, il problema sia capire come far quadrare tutto quanto, possibilmente i conti. Cioè, in pochi ricordano, cioè, pesco dall'oscuro passato, perdonerete, però, ahimè, leggevo Motosprint all'epoca, nel 92, Bernie Ecclestone, con una sua società, TWP, cercò di prendere i diritti, anzi no, li prese, i diritti dell'organizzazione della Moto Mondiale. Così aveva la Formula 1 e la MotoGP, e ce li aveva tutti e due. Ad un certo punto disse, ma io mi ricordo come se fosse adesso, io non sono un tipo caritatevole, lo sapete, e non sono neanche un tipo simpatico. Ecco, darei tutto quello che ho per vendere i diritti del Moto Mondiale perché non si guadagna un ghello. Cioè, quello che per l'appassionato di sport, cioè Formula 1, è un grande evento, per il motociclista altro non è che un'inutile seccatura domenicale. Cioè, io voglio andare a vedere la gara di moto, punto, mi interessa solo quello, basta. Non mi interessa essere nel grande evento, non mi interessa fare show, in sostanza. Ecco, adesso arriva Liberty Media e dice lì tutto l'importante è fare show. Qui sta qui il vulnus, sta qui la differenza. Cioè, si passa da una gestione dornocentrica dove faceva anche i regolamenti tecnici erano lasciati alle case, cioè, quindi in sostanza dove il business era solo ed esclusivamente legato ai diritti televisivi e alla gestione di una cupola di interessi. Bene, e questi vogliono fare un'altra cosa. Allora bisogna vedere se quest'altra cosa è effettivamente il bene di tutti oppure il bene di qualcuno. Al bene di qualcuno ci siamo già passati, al bene di tutti non lo so.
No, capisco bene e volevo integrare il discorso di prima, Bob, se mi consenti un attimo, perché quando ho detto Liberty Media ha mosso anche BMW, perché c'è una cosa che in pochi conoscono. BMW ha fatto quest'anno un grande investimento con il nuovo pilota, le nuove moto, tutto quanto, eccetera, eccetera. E cosa si ritrova? Si ritrova con Dorna che gli vara un campionato europeo per la Superbike, escluso la gara, dov'era? A Phillip Island, esclusa la gara, no? Tutte le gare sono in Europa e BMW si era arrabbiata molto. Perché? Perché stando alle loro esigenze, non puoi ridurre un campionato mondiale a un campionato europeo. Quindi era questo che volevo dire. Però, quando... Scusami, ma BMW, perché BMW si ritiene superiore a Ducati, a Honda, a Yamaha, a Kawasaki, a tutti quelli che sono dentro lì. Questo cioè, qui io no. BMW, beh, io questo non... naso, BMW? Io questo non lo so, Bob. Quello no, che però, so cioè... è che c'era all'interno di BMW, e anche qui te lo dico con cognizione di causa, una arrabbiatura importante, poi può darsi che anche gli altri siano arrabbiati, no? Un'arrabbiatura importante con Dorna, perché ha ridotto la Superbike da un campionato mondiale a un campionato europeo allargato a Phillip Island. Tutto qua, era questo il concetto che che volevo. Cosa farà della Superbike? Sono curioso di vedere cosa farà della MotoGP e della Superbike. Vedremo che mirabolanti invenzioni tireranno fuori. Io sono veramente molto, molto curioso, no? Sono curioso di vedere che cosa uscirà da questa unione, da questa meraviglia, no? Se poi vediamo che i progetti per la Formula 1 26 portano a delle mappature prestabilite del motore elettrico per far sì che la potenza venga utilizzata nella maniera che decidono loro a tavolino, ma questa è una figata. Io non vedo l'ora, io spero di vivere fino al 2026 per vedere questa meravigliosa Formula 1 in cui si deciderà prima quanta potenza potrai usare. Ma che bello, ma che spettacolo fantastico. Speriamo che la MotoGP si allinei, no? E che abbia anche lei nei nuovi regolamenti questa possibilità di stabilire prima che, mamma mia, che figata, Max, anche tu non vedi l'ora, vero, di vederle queste gare? Guarda, ci sono due cose nelle dichiarazioni che ho letto che mi hanno colpito. Uno, che Greg Maffei, finite le lodi sperticate, ma anche lì ci sta, no? Greg Maffei di Liberty Media, finite le lodi sperticate, dice perché la MotoGP ha una grande potenza di storytelling, cioè di narrazione di se stessa. Siccome dicono che la Formula 1 ha cambiato pelle, si è rivoluzionata, no? Perché ha saputo raccontare se stessa, però se ci pensiamo, e in questo sono stati bravi, hanno esasperato talmente tanto il contenuto tecnologico, tanto che, come dici tu, siamo arrivati alla premappatura, no? Cioè, che è una cosa veramente raccapricciante, no? È davvero raccapricciante, però di contro c'è la premappatura dal punto di vista ingegneristico, quindi la massima espressione della ingegneria su questa terra, e dall'altra però per riuscire a far parlare di sé devono far parlare i piloti e la polemica attorno ai piloti. Questo è lo storytelling Formula 1. Lo storytelling della MotoGP è completamente diverso, già se ne parla troppo dei piloti e quindi si sta dicendo dobbiamo ridurre l'aerodinamica, dobbiamo ridurre l'effetto suolo, dobbiamo qui, dobbiamo lì, perché dobbiamo rifare il regolamento in funzione di farlo di renderlo più competitivo, cioè più spettacolare. Giusto o sbagliato? Scusate, sto sbagliando qualcosa? No. Allora c'è qualcosa che non va. Da una parte devono arrivare alle mappe preimpostate e dall'altro bisogna invece tornare indietro per fare più spettacolo. Allora la faccenda si cortocircuita. Dove si ritrovano? Si ritrovano nel fatto che bisogna alla fine raccontarlo alla gente e renderlo show. E come si fa a rendere show la cosa?
questa è l'alchimia. È dalla ragione per cui entrano a pie pari in uno sport ruspante come la MotoGP, gestita oggettivamente male, ma non perché è oggettivamente male. La discrezionalità delle pressioni sulle gomme, le gomme ad personam, le mappe 8, le mappe qui, le mappe lì, le mappe su, è tutto da rifare. Quindi è tutto da rifare da una parte, tutto da rifare dall'altra. Ad un certo punto bisognerà pur trovare una sintesi per raccontarlo alla gente. Benissimo. Benissimo. Tra l'altro, Max, la mappa 8 è una mappa della quale siamo tutti a conoscenza, ma non dimentichiamoci quelle centinaia di migliaia di mappettine che invece noi non possiamo vedere, perché la mappa 8 è stata mandata in universo visione, no? E le altre mappettine noi non le vediamo, però possiamo anche immaginare che le stiano adottando. O no, Brusco, cosa stai guardando? Cos'è che leggi? Ma guarda, no, un saluto a Gigi che ci sta guardando, a Gigi Perotti che ci sta guardando. No, io credo che questo sia stato il grande limite della MotoGP e della gestione della MotoGP, la mancanza di trasparenza su alcune situazioni. Allora, se ancora oggi, al 2 di aprile, non sappiamo quali sono state le analisi della gomma di Martin, questo non rende omaggio né alla casa costruttrice né alla comunicazione della Dorna. Noi dovremmo fare delle cose che risultano comprensibili all'utilizzatore finale, che poi sono io, sei tu, sei lui, siamo quelli che le guardano, ma devono essere chiare, limpide. Non possiamo passare da un momento in cui, se tu andavi fuori pista, andavi nel terriccio, superavi un avversario, eri un eroe, o se tu tagliavi direttamente una chicane, eri un eroe, ad arrivare al fatto che se pizzichi oggi il verde ti tolgono il giro, ti danno una penalità. Allora, io credo che siano più le cose che hanno ferito il motociclismo nel periodo Espeleta che quelle fatte come Dio comanda. Poi, certo, voglio rendere omaggio a una cosa che a me è piaciuta, ed è la grande attenzione per la sicurezza dei piloti che Dorna pare aver, diciamo così, sponsorizzato. Ecco, devo fare un plauso a Carmelo, perché sulla sicurezza dei piloti non si scherza. Cioè, istituire la commissione che, ok, poi dopo i piloti sono piloti, si riuniscono mai, si riuniscono male, non si mettono mai d'accordo, questo è un altro discorso. E niente, per fortuna. Senti, hanno fatto il loro dovere, non scherziamo, dai. Sulla sicurezza dei piloti hanno fatto il loro lavoro. Ma mica ti pare poco? Prima non lo facevano. Ma non mi pare poco, ma ha fatto quello che doveva fare. Ma non scherziamo, certo. Mi devo complimentare perché si è battuto per la sicurezza. Ma ha fatto quello che doveva, ma ci mancherebbe altro. Ma ci mancava altro che non lo facesse. Io mi complimento. Ma non scherziamo, ma dai, ma dei gran calci nel sedere. Ma ci manca solo. E io mi complimento perché. Ai tempi andati in cui comandava la federazione e organizzavano i vari motoclub o le varie nazioni le gare, tutta questa attenzione non c'era. Ecco, a proposito, adesso il minimo che puoi fare è quello. Non è che gli posso fare un complimento perché si preoccupa, ma ci mancherebbe altro. Secondo me è Brusco, scusami. Ma certo, lo ringrazio, ma per carità. Max, volevo chiederti una cosa, perché sei scaldato, Bob. Riscaldo, è come se fossimo a tavola, ci scaldiamo, no? Dio buono, oggi mi sono fatto una tagliatella a Bob che gli mancava la parola. Senti, Max, ma
Tu che sei un attento e profondo, diciamo così, indagatore, perché come indaghi te non indaga nessuno. Allora, in tutti questi discorsi che abbiamo fatto, ne abbiamo fatti 100.000, Liberty, Dorna, Pippa, abbiamo dimenticato la Federazione Motociclistica Internazionale, cioè che io la chiamo la Federazione delle Tasche Aperte, ma quello lì è una mia cattiveria, ok? Però la Federazione Motociclistica Internazionale, avete visto voi un comunicato della Federazione Motociclistica Internazionale? Avete visto che hanno detto io qualcosa? Non sapevo neanche che esistesse la Federazione Internazionale Motociclistica, non sapevo neanche che esistesse, pensavo fosse chiusa, io pensavo fosse in fallimento, non lo so. C'è ancora. Allora, aspetti, tenente Garavini, aspetti un attimo, detective, aspetti un attimo, faccio l'ultima pausa, poi torno da lei. Stia lì, stia sul pezzo. Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal. Rompi il ghiaccio con Vividens Elite 100% xilitolo. Vividens, vivi fresh al 100%. Da JB Cars, concessionario ufficiale Jaguar Land Rover, questa introvabile F-Type SVR. Nuovo colore, Giola Green, il nuovo verde inglese di Jaguar Land Rover dell'anno 2023, soli 7.000 km, una vettura che presentiamo a 105.000 euro, IVA esposta, IVA compresa, ancora con i 5 anni di garanzia ufficiali della casa. La trovate sul sito jbcars.it. Solo da Chimoto, Moto Guzzi V85, parco stampa chilometri zero a 9.900 euro, non fatela scappare! Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, commissario ufficiale Kawasaki, volevo presentarvi questa fantastica Z900 2024 in promozione a 8.990 euro franco concessionario, moto pazzesca, prezzo incredibile, vi aspetto in concessionaria per provarla, ciao! Volvo Svezia Car, la grande concessionaria Volvo a Milano, vi aspetta presso il Car Village in via Grassi 98 per mostrarvi l'ampia scelta di vetture Volvo usate anche con garanzia Select. Vi aspettiamo, venite a trovarci! Ciao, sono Davide di Bike House Orange a Varese, concessionario KTM, Kawasaki, Super Soco e Vent. Ti aspettiamo per proporti moto, nuove e usate, abbigliamento e oltre a darti tutta l'assistenza necessaria con la nostra officina. Ciao, a presto! Scegli DR da Fassina in via Grassi 98 a Milano. MT07 2024, in tutte le colorazioni c'è una promozione che vi dà 1.000 euro di vantaggi o sul ritiro del vostro usato oppure come accessori in sconto. Venite Motor Times, Saronno e Legnano a trovarci quando volete. Evocomp Composites produce parti custom e aftermarket in fibra di carbonio per moto Ducati e non, e ti presenta la sua protezione in carbonio per panigale di 4 con scarico Acra. Per tutte le parti speciali per la tua moto visita evocomp.eu. E offertona anche sulla nuovissima Transalp, che potete acquistare solo da Motostar al prezzo di 10.000 euro franco concessionario. Non fatevele scappare! Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina in via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Ranger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi! Allora, cosa ridi, Brusco? Io adesso mi diverto. Io posso intanto guardo qualcosa, cambio canale, guardo qualcun altro. Fate veloce, vi prego, per parlare della federazione, perché siate indolori, vi prego. Max, vai, mi fido di te. Ma no, ma della federazione è anche imbarazzante, perché secondo me tra i motivi che hanno portato alla decisione di acquisire, no, Dorna e la MotoGP, c'è stato il fatto che sostanzialmente la federazione, uso un termine preso in prestito dalla politica, aperte virgolette, è appecoronata, chiuse le virgolette, al promoter. E quindi in sostanza hanno preso una federazione alla camomilla che non si mette di traverso, no? Visto soprattutto quello che sta facendo l'attuale
presidenza della federazione Viegas. Per quanto riguarda la Formula 1, visto quanto il mal di pancia che sta dando a tutto l'ambiente, dice: noi ne prendiamo uno che assolutamente queste cose, anzi sostanzialmente anziché il mal di pancia è lassativo, no? Quindi l'effetto è completamente libera, è completamente diverso. Vero. È meglio di così. Sì, sì. Quando dico che il problema è che chi arriva dovrà mettere mano a tutta la governance, significa che sostanzialmente prendo il pacchetto, ma vado a dire: cari costruttori, cara IRTA, cari qui e cari lì, tranne cara federazione, perché tanto non conta niente, no? Cari voi, adesso si cambia. Adesso non è che le regole le decidete, il regolamento tecnico lo fate voi, perché vi mettete d'accordo? Adesso il regolamento tecnico si fa per lo spettacolo, perché è lo spettacolo che comanda, e lo spettacolo lo faccio io, quindi fino a prova contraria comando io. Ma vi dispiace, non vi dispiace, è così, cioè, e cambia tutto il mondo, anche se sembra che siano questioni solo semantiche. Ma non sarà così, non possono essere queste. Ora, la preoccupazione è che se diventi come la Formula 1, ma non diventerà come la Formula 1, però rischia di diventare peggio. È difficile, eh? Sì, però anche secondo me la strada è quella giusta. Ecco, io chiedo a voi due, Maurizio, Max, se c'è qualcuno dei team che trema, perché sappiamo che comunque se un pregio ce l'ha avuto Carmelo Esperetti è stato quello di aiutare, no, attraverso anche delle sovvenzioni importanti, no, dei contributi molto importanti a ogni team, per far sì che i costi fossero più sostenibili. Io non so se questa è una voce che cambierà nella gestione Liberty, cioè mi riferisco a quei team che evidentemente meno forti economicamente, ma anche team di nostri amici, no? Non stiamo a fare i nomi, però ai quali magari 2 milioni di contributo per ogni moto pesavano in maniera importante. C'è qualcuno secondo voi che potrebbe magari cominciare a pensare, e se questi decidono di cambiare e di dare spazio solo a chi invece le moto e tutti i costi se li può sobbarcare in pieno? Era questa la domanda che io volevo fare a voi. Ma secondo voi Liberty Media, a parte il fatto, facciamo una distinzione, allora, che Dorna dia 2,5 milioni a pilota che corre in una scuderia, cioè alla scuderia c'ha due piloti, gli dà 2,5 milioni, mi pare, ok? Va benissimo. Questo suppongo che Liberty Media lo sa. Non toccare il microfono, Brusco, non toccarti sto microfono, fa un casino, grazie. Vai. Scusate, ma Liberty Media sa che a metà stagione Dorna deve finanziare team Timetti e Timucci, perché sennò non c'hanno la nafta da mettere nel camion per andare nelle trasferte? Secondo voi, questo qui sta già nel prezzo di due broccoli e una salsiccia, oppure è una cosa che scopriranno vivendo? Perché è dura là dentro. Io parlavo con signori che hanno tante scrittine, tante, ma sai, no? E poi i soldi veri che arrivano sono modesti. E si fa fatica, ma fanno fatica anche team di prima grandezza, perché a me risulta che anche qualche team importante abbia qualche pendenza con la casa che gli fornisce le moto, ma questo è un altro discorso, sono problemi che non mi riguardano. Io mi occupo di motociclette, se uno fa il passo più lungo della gamba è un problema suo. Però quello che non riesco mai a capire è la, diciamo così, la complicità di certuni che ti dipingono l'arrivo di sponsor come i salvatori della patria, eccetera, eccetera. Mentre tu vai a indagare un attimo, e ad esempio, per fare un caso, io e Max scoprimmo nel giro di un pomeriggio, no, che Aramco era fuffa, perché Max telefonò
Max, lo possiamo dire? Max, lo possiamo dire? Max telefonò all'ambasciata. Cioè, scappa fuori l'articolo su, come si chiama? Non mi ricordo, sul sito. Tutti riprendono la situazione e diventa il caso del giorno. Aramco, milioni, 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 no? Io e Max ci sentiamo e diciamo, oh, qui chi è che ci prende per il culo? Perdono, chi è che ci prende in giro, Max? E lui dice, dammi mezz'ora, risolvo subito. Dopo mezz'ora mi chiama e mi dice, sì, sì, è fuffo, ho telefonato all'ambasciata. Poi dopo, come si è andato il discorso, se lo vuole lo fa Max, non lo faccio io. Però non ci voleva mica molto a scoprire questa cosa, bastava fare come ha fatto Max. No, l'italica stampa è arrivata al tendone. Ve lo ricordate il tendone con il finto... il tendone con gli eletti, c'erano gli eletti. Il tendone avevano chiamato sette eletti. Perché sette eletti che potevano parlare di quella roba. Io veramente... Bob, scusa. Ma perché noi ci divertiamo? Perché non ci ha chiamato il tendone, non ci caga nessuno, neanche i rom dell'accampamento che c'è là fuori a Milano, nessuno ci chiama, neanche quelli lì ci chiamano al tendone. Ma chi l'ha detto? Io l'altro ieri andavo a trovare Massimiliano Garavini a Mercato Saraceno, mi fermo a prendere un caffè in un posto, no? Dove c'è, lo posso dire perché ci vado anche con mia moglie quando passo là, e mia moglie, io vado lì perché c'è questa cameriera che ha un lato B da incorniciare, ok? E non fa nulla per nasconderlo, anzi lo evidenzia, eccetera. Allora io vado lì, il caffè non fa schifo, però il lato B della cameriera è notevole. E vado lì a prendere, esco fuori, avevo la mitica Saab, la vecchia Saab, esco fuori e c'erano 5-6 motociclisti arrivati con le BMW con oh, c'è il brusco, oh, e sono venuti a offrirmi il caffè, ho dovuto prendere un altro caffè, fatto sacrificio, perché questo, ma non è vero che non ci segue nessuno, ci seguono in tanti, in tanti, tanti. Come fosse arrivato le natiche della signora, ecco, non ho capito vabbè, mi sono fermato lì per la prima volta, ho visto il lato B della signora, ho detto questo qua deve diventare un posto fisso dove io mi fermo fisso, ok, così è, cioè voglio dire, sai, ognuno ha le sue fisime, no? Vabbè. Comunque, staremo a vedere se Liberty è, ma sicuramente è al corrente del fatto che Dorna elargisce, no? Bisogna vedere se Liberty elargirà o se invece favorirà l'ingresso di chi di quei soldi può fare a meno, perché come dovrebbe essere però nello sport, siamo sinceri, no, uno dovrebbe provvedere al suo sostentamento, no? Fa parte del gioco. In Italia ci sono dei mondi incredibili, ragazzi, voi non immaginate nelle televisioni locali. Quello che, cioè, io contro questo aspetto qua mi batto da mille anni, no? Ho lavorato nei TV locali per 30 anni, ma ragazzi, ma lì c'è un mondo meraviglioso, cioè, quando uno dice, ma io vado avanti se riesco a mantenermi, dai, quello che mi succede ogni giorno in questo lavoro, no? È come mi succede da 30 anni questa parte, ma in realtà non è così per tutti, ragazzi, ma questo mondo è bellissimo, perché non è vero, non è così per tutti. C'è chi ce la fa senza le sue gambe, no? Ed è bellissimo forse per loro, ma non è giusto. No, non voglio dire che non sia giusto aiutare chi fa più fatica, però in realtà un sistema sano dovrebbe reggersi, no? Su delle aziende che riescono a provvedere al loro sostentamento, come è nella vita, come è in natura. Max, no, giusto? In natura sopravvive l'animale più forte. È brutto? È brutto, però sopravvive quello. Perché la natura non riesce a largire un coniglietto o un ghepardo che è zoppo e che non ha i denti e non riesce a cacciarlo, o no? Cioè qui invece vanno avanti tutti, non lo so, e ripeto, ho degli amici dentro, per cui mi spiace anche dove, però, e se Liberty decidesse che andranno avanti solo quelli capaci di andare avanti, quello è un cambiamento, o no? Ma sai, Bob, che potrebbe accadere proprio così? Perché la preoccupazione, adesso io ho sentito così qualche telefonata, poi adesso che sono abbastanza libero dagli impegni di lavoro, uso molto il telefono e mi capita di sentire amici, piccoli
gestori di team, eccetera, eccetera, da quello che gestisce il 300 della Superbike a chi gestisce team importanti, e i piccoli hanno veramente questo timore che venga alla fine della giostra a mancare queste sovvenzioni che poi sono fondamentali. Per quello che dicevi te prima, le piccole televisioni, anch'io ho lavorato nelle piccole televisioni per tanto tempo, io ho fatto 100.000 lavori, ma ricordo quando lavoravo in un comune, perché ho lavorato anche in vari comuni, province, regioni, eccetera, quando lavoravo in qualche comune, tutti gli anni, alla fine dell'anno, c'era il problema, la bega della squadra di calcio. Cioè, perché era squadra di calcio che io non ho mai visto una partita di calcio, quindi posso dire delle sciocchezze. In eccellenza, il campionato minore, faccio per dire, no? A chi lo davi? Allora lì partiva il sindaco con i suoi giannizzeri e andavano dall'imprenditore Tizio e Caio, gli chiedevano: che serve? Che te serve? No? Però te me devi prendere la squadra di calcio, cioè, capito? No? Voglio dire, sono queste cose tipicamente di una che fanno parte ormai di una certa cultura, di un certo modo di fare. Però, dato che noi le robe ce le diciamo in faccia, ci diciamo anche in faccia che da parte dei piccoli team, delle piccole strutture, ma anche da parte della Superbike, ci sono grandi timori per questo cambiamento che potrebbe anche davvero essere epocale, perché questo potrebbe essere il vero cambiamento. Chiaramente poi non tutto il male viene per nuocere, perché magari ritorniamo a fare come si faceva un tempo. Le piccole strutture italiane, no? Che formavano i piloti, cioè questi campionati li daranno in mano a qualcuno che avrà voglia di farli, ok? Se li vogliono fare. Perché noi abbiamo, Massimo, noi non abbiamo più i piloti, cioè te guardi, noi a parte quelli, adesso noi i giovani piloti non ce li abbiamo più, non abbiamo più il trofeo Aprilia, non abbiamo più la Sport Production, non abbiamo più i trofei che fanno le no, la federazione motociclistica italiana è andata a dare i soldi per la formazione ad una struttura, ecco, quella struttura è chiusa da anni, perché sai, c'è chiusa, sì, ogni tanto ci vanno a fare due giretti, buono, tal secchio, ok? Che dovrà però essere la cucina dei campioni, no? Chi è che fa la formazione dei piloti? Ma non fa nessuno, non la fa più nessuno, nessuno! Allora, il problema non è chi fa la formazione dei piloti, è che se sposti tutto il centro delle tue attività in Spagna, alla fine hai solo piloti spagnoli. Attenzione, non è un male italiano. Se far correre un figlio ti costa come un appartamento, preferisco comprargli un appartamento. È un male generale del mondo. Però da qualche altra parte nel mondo ci corrono. Il problema è come mai alla fine in moto abbiamo solo spagnoli, punto interrogativo. Perché li fanno la formazione? Un'altra cosa su cui vi invito a riflettere, che invece non ne abbiamo parlato, all'epoca, perché lo giudicammo un argomento poco interessante e secondo me avevamo fatto un errore, è stato quando venne defenestrato lo sponsor RNF per il team di Razzali, quello delle criptovalute, Ovidio Toma, quando venne estromesso, no? E sono generoso, dalla MotoGP, Dorna decise con effetto draconiano che non dovevano più essere della partita, perché forse non avevano dato i soldi, e tutti a dire, vedete, non pagano, questi non pagano la Priglia, la Rava e la Fava, eccetera, eccetera. Quando non sarebbe una gran novità che gli sponsor non pagano in MotoGP come da altre parti, però lì gliel'abbiamo data buona. Ad un certo punto il buono Ovidio Toma e la società se ne stanno zitti, fanno causa alla Dorna, viene fuori che la Dorna e Ovidio Toma si mettono d'accordo, quindi
a novembre questo, a novembre va tutto in cavalleria, si sono messi d'accordo, pace. Bene, notizia di 1° marzo 2024, che Ovidio Toma dice: noi siamo stati brutti, sporchi e cattivi, ci hanno citato in giudizio a destra, a sinistra, qui e lì, su e giù, e ce ne siamo stati zitti. Abbiamo accettato anche il comunicato stampa che diceva gli mettiamo la mordacchia. Dice però, siccome un centesimo non l'abbiamo avuto dei soldi che ci spettavano, quindi del rimborso famoso, adesso recitiamo la donna, e guarda caso vengono fuori proprio nei giorni dell'annuncio, che probabilmente l'accordo era stato fatto prima, in quel momento bisognava che tutto fosse buono, zitto e muto. In quel momento c'è stato il passaggio da RNF a Tracaus, e quindi andava bene così e doveva andare così. Ora, in un mondo serio, no? In un ambiente serio, queste cose, altra roba, questo è l'ultimo anno dell'interregno, cioè della Dorna per come la conosciamo, il 2024, poi dopo passerà tutto in gestione a Liberty Media, quindi è questo, ed è l'ultimo anno dove ci sono anche le scadenze dei contratti, sarà l'ultimo anno anche, come posso dire, dei grandi accordi, no? Dei grandi passaggi tra i team. Si dice che i brand ambassador finalmente faranno affari d'oro con, no? E faranno passare i loro team direttamente con le case. Quindi se dobbiamo vederne, se dobbiamo vedere la fine dell'impero, la dobbiamo vedere in questo quest'anno, poi basta. Senti Bob, hai finito? Ma fammi, poi andiamo, dimmi tutto. No, siamo finito il concetto, perché io, sai, sono sempre molto invadente e chiedo scusa. Allora, Bob, nel paddock non si muove foglia che Carmelo non voglia. E non è una leggenda. Allora, chi prenderà il posto di Carmelo quando ci saranno le cose, tra virgolette, importanti da fare? Perché a me dicono che se te c'hai la borsa con i soldi e vuoi fare un team, la prima cosa da fare è andare da Carmelo e dirgli: che devo fare, te che pilota vuoi? E Carmelo ti dà il benestare, anche se te no, per se non fai così non vai da nessuna parte. Ma queste cose qua saranno difficili da gestire per Liberty Media. Io adesso non so cosa fanno, come fanno in Formula 1. Ma queste qui sono cose difficili da gestire, eh? Mi sembra un po'. Te ti ricordi quando c'è un pilota? C'è un pilota che dice a Carmelo in diretta: te a Carmelo, te vieni nel mio camper che dobbiamo parlare. Cioè, voglio dire, allora il CEO che organizza è te, sei un pilota, e te gli dice lui, cioè, ma con strafottenza, con prepotenza, cioè per far vedere che te. Vabbè, però se io fossi stato il CEO, non puoi, cioè Valentino, l'hai detto tu all'inizio della trasmissione, Valentino è quello che ha contribuito a far la Dorna quello che è adesso. Cioè, senza Valentino la Dorna non sarebbe diventata la Dorna, eh? Cioè, non è un pilota. Cioè, è come se fosse stato il socio occulto di Espeleta, Valentino. È come se gliel'avesse detto un pari grado. Non possiamo metterlo alla stregua di un pilota, Valentino. Poi sono d'accordo con te, però, ragazzi, cioè, lui... dall'alto pari grado mi fa morire, pari grado è troppo bello. Arrivo a dire forse un filino sopra addirittura. Ed Elias, cioè Elias, no? Era il pilota di Gresini quando gli capitò, non mi ricordo in quale gara, Portogallo mi pare, che gli capitò per sbaglio, gli dietro le gomme che dovevano dare un altro e vinse, no? E disse: oh, ma la mia moto, gli ridevano anche le pieghe delle sopracciglia, ok? Però a questo proposito chiudiamo con la riflessione di Eugenio, che dice: ah, a questo punto Liberty Media metterà Marchez in rosso. Ragazzi, ma io
neanche quando Marquez vestirà quella tuta rossa lì ci crederò, perché io non ci credo. E anzi, secondo me, per Liberty la narrazione giusta vuole che Marquez diventi l'avversario credibile della Ducati ufficiale, per cui ci vedo, secondo me, KTM, ma ci vedo piuttosto Aprilia, ci vedo piuttosto dove lo possiamo mettere, piuttosto Yamaha, piuttosto Honda, ma non lo vedo di fianco Bagnaia. Eugenio, secondo me no, ma anche perché Marquez non lo mette Liberty dove vuole. Posso dirti che se non è come Valentino, poco ci manca in questo momento qua, secondo me lui decide lui dove andare, non lo mette Liberty di fianco Bagnaia, ma non lo metterebbe, non mi sembra la mossa giusta, soprattutto per risollevare. E se non ci fossero problemi, la MotoGP così funzionerebbe, no? Lo dico per quelli che ritengono che questa situazione sia ottimale per la MotoGP. Vi rendete conto che non è ottimale? Che, ahimè, Bagnaia non è Valentino Rossi? Vogliamo dirlo anche ai tifosi ex Valentino che adesso giustamente sostengono Bagnaia, che Bagnaia non vale Valentino? Lo possiamo dire, no? Senza timore di essere smentiti. Serve un campionato forte a Liberty se vogliono veramente risollevarlo, e serve che ci siano delle gare divertenti, servono delle battaglie in pista, perché se no sarà un buco nell'acqua come era la Formula 1 prima delle epiche sfide Verstappen Hamilton, che sono state la fortuna di Liberty. Se no Liberty col suo marketing Drive to Survive, sapete dove se le metteva le gare? Posso dirlo in inglese dove si metteva le gare? Senza Hamilton e Verstappen. Dai, non lo dico perché sono una persona estremamente elegante, Max, vai. Sì, no, allora io voglio dire una roba, perché ha la memoria corta, per fortuna che Max è un elefante e ricorda bene. Un paio di mesi fa noi dicemmo che c'era un sogno in KTM, ed era il sogno di portare Marquez lì e di farlo correre con la MV Agusta. Allora io, quando dissi questa cosa qui da te, Bob, il giorno dopo all'Orchidea, al bar qui vicino a casa, mi dissero: oh, ma era buono quel verdicchio di ieri sera, per dire una roba così, cioè, beh. Max, oggi che cosa scrive MSN? Sei sfuggito? MSN che scrive: in KTM c'è un sogno, portare Marquez in MV. Cioè, voglio dire, lo scrive una testata internazionale, però noi l'hanno detto 2 mesi fa. Mi sbaglio, Bob? Ma mica ci stiamo autoincensando. No, ma guarda, le voci in Spagna sono assolutamente all'ordine del giorno, ma perché penso che il disegno stia assolutamente in piedi, per come lo pensiamo, no? Col fatto che lui abbia scelto un manager stralegato a Red Bull, che comunque io penso lui si sia già reso conto, ma già lo sapeva. Lui voleva una moto per tornare a respirare l'aria che si respira lì davanti, no? Che è meno rarefatta di quella che c'è dietro quando devi ravanare con una moto che non fa quello che vuoi. Per cui lui voleva tornare a provare quella sensazione lì. Secondo me è assolutamente consapevole che non può battere gli ufficiali, assolutamente consapevole, ma è anche altrettanto consapevole che non è fatto per quell'ambiente lì. No, cioè... cos'è successo nel dopogara di Portimao? Io magari so qualcosa, no, magari non posso dire, ma non è il suo ambiente, perché quella roba lì non è per lui, secondo me, per come è fatto, no? Per cui tutto mi lascia pensare che vada là, altrimenti avrebbe accettato 2 anni da Prama con la moto ufficiale. Cioè, ci sono tante cose che in rosso continuano a vederlo. Max, non so se sei della mia idea o no. Vai. A me veniva una chiosa mentre parlavate, no? Poi delle mie, il mio umorismo ha fatto più danni che la bomba atomica, ma mi veniva Liberté, Martinité e Quartararo. Cioè, voglio dire, su qualcosa bisognerà pur puntare, no? Qualcosa dovremmo pur fare. Allora, bisogna che ci inventiamo qualcosa, no? Al netto di tutti i racconti, di tutte le telenovela, di tutti gli sceneggiati, di tutte le cose, di tutti gli highlight.
Quindi alla fine della fiera il sugo lo fanno sempre loro, piloti e le loro storie, da che mondo è mondo, da che campionato è campionato. Ora, le faceva Agostini da solo quando vinceva da solo su una schiera di privati, a maggior ragione bisogna inventare, cioè adesso si fa anche meno fatica. Quindi l'alchimia è come mettere insieme tutte queste spinte. Marquez rimarrà lì, non lo so, penso di sì, ma è un'idea personale che non ha nessun valore. Non rimane lì è perché dovranno inventarsi diversamente, cioè se la MotoGP resta così, adesso arrivano i ragazzi che la devono guidare per come va guidata, e tutta sta gente qui finisce per, come posso dire, per ciclo naturale, no? Per ciclo naturale sportivo. Senti, io stasera non ho bevuto, lo giuro, guarda, c'ho l'acqua minerale. Okay. Però, Max, Dream Team, Rosso, Marquez Martin, calma. Pecco Bagnaia ha firmato per la moto ufficiale? Sì, Pramac. Punto. Dream Team. Lì. Non lo figlia Pramac Bagnaia. Fidati del Bob. Vabbè, dai. Se fa per giocare, no? Oppure. La Nadia, che ha firmato con Ducati per 2 anni, mi pare, giusto? Sì. L'anno prossimo dice... Vengo in KTM con Mark, perché Ducati sono troppe, lascia 2 lì. E chiaramente è fantapolitica, però tutto questo per dire che in questo momento può succedere di tutto. Secondo me è un momento di incertezza. Tranne che Bagnaia vada via da Rosso. No, non può essere brutto. Okay. Che Bagnaia vada via da Rosso. Sì, impossibile, no? Impossibile. Sì, vabbè, tutto impossibile. Era impossibile anche che Marc Marquez andasse da Gresini, però è successo. Sì, Bob. Però... Cioè, nel motociclismo niente, secondo me, è impossibile fino a quando no, sono arrivati in Formula 1, ma da noi forse sono arrivati prima, ti daranno i cavalli precompilati, come dicevi prima, no? Cioè, voglio dire, che, okay. Sì, sì, allora, da noi può succedere di tutto. A me la cosa che mi impressiona, al di là di alette, alettine, abbassatore, è la mancanza di professionalità a livelli importanti. E per livelli importanti parlo di quelli che decidono la squalifica di un pilota dopo 20 minuti, parlo di quelli che io non conosco fino a tutti, fino in fondo, però fanno calendari dove tu in un giorno ti trovi Formula 1, Superbike, MotoGP e il cross delle nazioni, faccio per dire. Cioè io vedo che in nome del business, in nome del marketing, si fanno delle robe molto spesso non troppo razionali. Questa è la cosa che mi preoccupa. E se andiamo a studiare bene, caro, come hai fatto te, caro Max, il contratto di Dorna e Liberty Media, no? Scopriamo molte cose. Scopriamo che la narrazione che ci hanno fatto fino ad oggi di questo mega circo, di questo, è tutto un castello che si poggia su argilla, secondo me. Poi questo non me lo toglie dalla testa nessuno, ma quegli anni che sono stato là, quegli 8-9 anni che sono stato là dentro, ho capito e imparato molte cose, e non sempre quello che vediamo in un certo modo è così. A volte succede perché deve succedere, e ve lo garantisco, è successo tante volte. Mi fermo qui perché sono troppo serio. Io non mi piaccio quando sono serio. Va bene, sì, hai fatto paura, infatti sto zitto, non faccio altro che salutarvi ringraziandovi. Grazie Brusco, grazie Max, è stato come sempre un piacere, ci vediamo prossimamente, vi auguro una buona serata e un buon lavoro.
Dimmi, hai detto che stavi zitto? Hai detto che stavi zitto? No, perché mi è venuto in mente adesso una roba. Ma cosa? 25 anni fa, Max, questa cosa la dico a lui che è un tecnico, te sei, no, non sei un tecnico. Max, 25 anni fa, la onda di Crivier a Gerez girava in 1, 15 giorni fa una Moto3 ha girato a Gerez con lo stesso tempo. Vi è sfuggita questa cosa? No, non mi sfugge, però ti faccio una domanda. Ti piaceva di più vedere la 500 di Crivier o la Moto3 di adesso che gira uguale? La 500 di Crivier. Ci siamo poi che domanda è? Leggete questa cosa del Brusco, leggetela come. Non ci interessa quanto le fate andare, ma fateci divertire. Perché io quando sento quei rumori lì, quelle Formula 1 che si sentono le ruote stridere, ma da quando in qua sento la ruota stridere, la gomma, io voglio sentire il rumore che mi penetra nel cervello. La Moto 3, bella da vedere, bella da vedere, belle quelle moto lì, è stato un aborto quando l'hanno inserita, rimane un aborto adesso, ok? La 500 Crivier, sì, poi arrivavano con 3 minuti di vantaggio, ma era bello, bastava che tu vedessi anche il 12° girare da solo e godevi come un riccio, perché faceva quel rumore lì, doveva guidare, doveva ravanare, la perdeva. Ma che meraviglia, basta, cioè, che gusto. Perché come diceva Lucchinelli, ti ricordi come diceva Lucchinelli? Sì, la moto deve scolettare, sì, deve bere, bere, deve fumare e deve muovere il culo come una troia. Non si può più dire quella roba lì, però va bene. Grazie Brusco, grazie Max Aravini, ci vediamo prossimamente, buona serata a tutti, ciao ragazzi. Les filles, les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pour qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Rompi il ghiaccio con Vividenx Elite 100% xilitolo. Vividenx, vivi fresh al 100%. Da JB Cars un'ampia disponibilità di vetture usate e aziendali certificate approved, come nel modello Range Rover Sport che vedete, abbiamo varie vetture a partire da 54.900 euro, già anche nel motore mild hybrid 6 cilindri in linea come quello che vedete da 249 cavalli, molto accessoriate a partire da 54.900 euro. Le trovate sul sito jbcars.it. Sono Cristiano Soro, questo è lo showroom Jeep di Fassina in via Giovanni Battista Grassi. Sono qui per presentarvi tutta la gamma Jeep, dal Wrangler, Grand Cherokee, la nuova Ranger con le sue nuove motorizzazioni, Compass e la Renegade. Vi aspetto numerosi. Eccole qua, le ultime Africa Twin 2023, quelle con la ruota da 21 Adventure Sports, in questo caso pensate con l'allestimento completo Travel Edition, modello DCT, quindi con cambio robotizzato, prezzo incredibile, 19.990, franco concessionario, non fatevele scappare, sono solo da Motostar. Volvo Svezia Car, la grande concessionaria Volvo a Milano, vi aspetta presso il Car Village in via Grassi 98 per mostrarvi l'ampia scelta di vetture Volvo usate anche con garanzia Select. Vi aspettiamo, venite a trovarci. Ciao ragazzi, sono Alessandro Bernasconi, siamo in Bike House Como a Grandate, vi aspetto, siamo una concessionaria ufficiale per la provincia di Como, per BMW, da noi potrete trovare le moto nuove, le moto usate, le moto dimostrative da poter provare, abbigliamento e tutti i servizi dell'officina. Vi aspetto qui a Grandate, in Bike House Como. Ciao ragazzi, sono Luca di Motoway, concessionario ufficiale Kawasaki. Volevo presentarvi la nostra gamma Ninja, a partire dalla ZX6R, alla ZX4RR, alla Ninja 125. Abbiamo ancora una 400 bicilindrica 2023. Vi aspettiamo per visionare la Motoway. Ciao, grazie. Ciao, si parte con le promozioni Tracer 7 GT, ti diamo 1000 euro di vantaggi e possono essere o sulla valutazione della tua moto usata che dai dentro in permuta o sul prezzo o sugli accessori. Vieni a trovarci, Motor Times, Saronno e Legnano.